Eccoci, ciao, pronti per la lezione di glutei e gambe. Mettiamoci in postazione, ragazzi, in piedi, mi si taglia la testa. Tac. Ci stiamo meglio così. Ok. Andiamoci. Ok, iniziamo. Allora, come l'altra volta, iniziamo da in piedi, dalla camminatina. Prima leggera per studiare bene la parte di spinta dei piedi, ve la ricordo, deve essere proprio dalle dita dei piedi, devono essere proprio le ultime a staccare da terra. Avete visto le mie calzine di oggi? Guarda qua, le zebrine, mi piacciono? Allora, quindi spingo e andando a rallenti, fatelo anche voi piano se serve, dovete sentire le dita spingere. Quindi in questa prima marcetta iniziale le ginocchia arrivano laddove si esaurisce la spinta delle dita dei piedi. Attivatevi bene nella colonna, allungatevi in alto e muovete bene anche le braccia. Andiamo a definire bene tutti i dettagli, non lasciate che le braccia facciano il minimo, ci stiamo riscaldando, quindi tutto il corpo. Mantengo bene il movimento alternato delle braccia e lo rendo abbastanza ampio. Ora allunghiamoci in alto, sentiamo bene il nostro giro vita. Quando la gamba è a terra, vado ancora un attimo a rallenti, spingo il tallone della gamba che appoggia distesa a terra, rendiamo ben attivi sia la fase di spinta delle dita sia lo sprofondamento del tallone quando la gamba scende e si stende. Muovo bene le braccia e adesso che iniziamo a essere ben consapevoli di questo movimento lo rendiamo ancora più ampio. Respiro profondamente. L'obiettivo è proprio attivare le nostre gambe a partire dalla pianta dei piedi e attivare l'intero corpo, quindi un po' di fiatone deve arrivarci, muovo bene le braccia e ovviamente anche percepire l'innalzamento della temperatura, assolutamente necessario per andare a seguire una buona lezione di ginnastica, qualunque essa sia, perché proprio con la temperatura, il calore nel corpo, si ha proprio un'attivazione enzimatica, predisponiamo il corpo a livello metabolico a lavorare, oltre a sentire il corpo più morbido e sciolto ed evitare anche eventuali infortuni muscolari lavorando con i muscoli troppo freddi. Quindi su bene le ginocchia, muovo bene le braccia, spingo. Ora ovviamente, alzando di più le ginocchia, faccio intervenire anche un po' i flessori dell'anca. Continuo a spingere bene con le dita dei piedi, ma enfatizzo il movimento, lo rendo più ampio, tirando anche su un po' il ginocchio per effetto dei flessori dell'anca. E bei respiri. Molto bene. Ora camminiamo sulle punte, mi sembra che l'abbiamo fatto anche l'altra volta. Andiamo a farci una passeggiatina avanti e indietro, sui nostri avampiedi. Spingete bene in alto i talloni. Sentiamo lavorare bene i nostri polpacci, oltre che i glutei. Respiro profondamente, mi faccio una passeggiatina divertente lungo il mio tappetino, fino a che sento sbruciacchiare un po' i polpaccetti. E se non li sentiamo sbruciacchiare, ci pensiamo con questo esercizio. Trovate una posizione, anche un appoggio, se volete. L'obiettivo non è solo l'equilibrio, che male non ci fa esercitare anche l'equilibrio, ma proprio attivare i nostri polpacci. Quindi in una posizione di buon allungamento della postura, faccio scendere i talloni a terra senza scaricarne il peso a terra, quindi sfioro e subito su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resto su e cammino
Ancora sugli avampiedi. Bene la postura. Respiro profondamente. Una camminatina ancora. Ci rifermiamo in postazione per altre spinte dei talloni. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e torno a fare la mia passeggiata bella ampia di braccia, di gambe, sostenuta nella schiena e nel respiro. Spingo bene dalla pianta del piede, mi raccomando. Molto bene. Ci prepariamo alla seconda, quindi piedi e gambe separate oltre la larghezza delle anche. Andiamo a piegarci sulla gamba destra, facendo sì che il ginocchio sia orientato con le dita del piede di terra. Quindi non deve, l'errore sarebbe quello di far convergere il ginocchio all'interno. Non dobbiamo essere proprio alla seconda, in massima extra rotazione. Le punte dei piedi guardano fuori. Mi piego sulla gamba destra, stendo al centro. Sinistra, stendo al centro. Destra, centro. Sinistra, centro. Piego, su. Piego, su. Piego, su. Piego, su. Piego. Faccio l'ultimo a sinistra, ora mi piego a destra e passo a sinistra senza stendere, ma rimanendo sempre giù. Vi ricordate di spingere bene le ginocchia indietro? Se volete potete lasciare, vedete, le mani contro i femori e spingere bene indietro le cosce. Faccio dei bei respiri, curo bene la spinta indietro delle ginocchia. Ora mi fermo al centro ed eseguo dei piccoli molleggi verso il basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendo. Punte indentro, talloni, punte, talloni, passeggiata bella, dinamica e ampia, sia nelle braccia sia nella spinta delle gambe. Ricordati, sia la spinta del piede, sia l'atterraggio del tallone che affonda sostenendo bene sia la gamba sia la postura generale. Muovo bene, ampio il movimento, esagero un po', lascio però le spalle giù. Non vado ad affaticare i muscoli delle spalle e ci riprepariamo alla seconda, un po' più separate di prima le gambe. Vado ancora in piegamento, oriento bene il ginocchio sulla linea del piede, estendo al centro, bene anche di qua, estendo, piego, stendo, piego, stendo, piego, stendo. Piego, stendo, piego, stendo, piego, stendo, piego, stendo, piego, ultimo a destra, ultimo a sinistra. Ora scendo a destra e passo a sinistra rimanendo giù. Mani dietro ai femori, così da sentire bene l'input di spingere indietro i femori per mantenere un buon allineamento delle ginocchia con i piedi a terra. Molto bene. Ci fermiamo al centro e 10 bounce verso il basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendo. Punte dentro, talloni, punte, talloni, marcia. Ampio il movimento delle braccia, anche bello rapido. Spingo bene dei piedi, affondo bene il tallone quando atterro. Molto bene. Ultima volta, ragazzi, apro un po' di più l'appoggio dei piedi. Vado in piegamento, curo l'allineamento, stendo. Piego,
estendo bene anche la schiena, su, piego, su, piego, su. Se mi è utile posso tenere le mani dietro alle cosce, vedete, per stimolare la correzione di spingere indietro bene le ginocchia e i femori. Ancora uno a destra e uno a sinistra, quindi affondo a destra e passo dal basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Centro, molleggio in giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendi, chiudi le punte, chiudi i talloni, punte, talloni, punte. E un'altra volta la nostra marcetta. Ampio il respiro, ampio il movimento delle braccia e vai a spingere bene con gli arti, con i piedi. Fantastico. Ora stiamo ancora un attimo in piedi, introduciamo dei piccoli rimbalzi, chiamiamoli rimbalzi, per provocare un po' di lavoro di tipo eccentrico, cioè questa frenata quando si porta il peso e si va ad attutire. Quindi adesso vi faccio vedere con la gamba destra, cado di peso sulla destra mantenendo un buon allineamento e la gamba destra diventa proprio la molla, piccolo e veloce, girato risulta così, piccolo e su, ok? Vai, facciamo insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è davvero piccolo, appena vado giù quasi penso al rimbalzo e a tornare, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dall'altra parte equilibrio sulla gamba destra, provo piano un attimo il movimento, quando mi piego il ginocchio deve proprio guardare la punta del piede e non è come prima che abbiamo fatto un affondo vero e proprio, è appena appena per generare questo tipo di forza di lavoro muscolare. Quindi comincia a velocizzare e ne contiamo 20 anche di qua. Vado. 1, 2, 3, 4, 5. Forti sopra, perché se stiamo voglia a fare le alghe non mantenete la velocità. 7, 8, 9, 10 ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. Ora, stessa cosa, però faremo un passo più grande, vale a dire, sto in equilibrio per iniziare sulla gamba sinistra, lascio la destra sospesa. Prima c'è uno sbilanciamento a fondo e su. Ci deve essere questa volta, vedete, anche tutto il peso del corpo e questa volta vado anche decisamente più in affondo rispetto a prima, mi piego e spingo bene, pensate di reagire subito, cioè non resto giù e poi, prima possibile reagisco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi preparo dall'altra parte. Equilibrio sulla gamba destra, sospesa la sinistra, piano una volta, mi sbilancio, cado lontano e subito su. Cado lontano e subito su. E vai. 1, 2, 3, 4, vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. Ancora della stessa famiglia, quindi un lavoro di tipo frenato ed eccentrico, lo facciamo sul piano sagittale, ovvero preparo la gamba destra in avanti, come se volessi fare un passo, ma anche qui faccio un passo decisamente più lungo perché mi vado a sbilanciare in avanti e ritorno. Quasi vado a cadere, vado il più lontano possibile.
il più lontano possibile, il più lontano possibile. Vai, ancora due, ultimo, e voilà, dall'altra. Non è gran bello il movimento, conta la reattività, lo sbilanciamento e la reattività. Piano da questa parte, sinistra sospesa, mi sbilancio, cado lontano e reagisco. Lontano e su, lontano e freno nella caduta e reagisco il prima possibile per risalire. 4, 5, 6, vai, 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 7, 8, 9, voilà, bravissimi. Ora prendiamo, se avete una sedia disponibile o anche proprio un minimo per appoggiare le mani, per dare sostegno all'equilibrio, teniamo la gamba destra in appoggio, la sinistra dietro. Dovete immaginare un'unica linea che va dalla testa al piede, quindi come una barchetta, scende davanti, sale dietro e ritorno. La cosa importante è che non si imprima il bacino, vedete, una rotazione, ma devo rimanere esattamente come se fossi in un appoggio bipodalico. Tolgo la gamba, ma il bacino vedete che rimane, quindi quando vado a fare il movimento il bacino resta uguale, la gamba dietro tesa con il ginocchio che guarda bene giù. In parte ci lavorerà questo gluteo per rimanere in estensione, ma un lavoro decisamente più potente lo fa il gluteo della gamba di terra. Scendo e su, scendo e su, scendo e su, compatti nel corpo, nell'asse, mi raccomando. Oggi non ci curiamo molto dell'equilibrio, che in realtà poi con il tempo va anche ad aggiungere un elemento proprio molto importante. Cambio dall'altra parte, leggero l'appoggio delle mani sul tavolo, estendo la gamba destra dietro, verifico l'allineamento orizzontale delle anche, quindi scendo, più scendo in avanti più mi sale la gamba dietro, bene in asse il corpo e il bacino. Vai, sperimenta questo movimento, senti il lavoro per il gluteo della gamba che sta dietro, perché lo dobbiamo sostenere, però decisamente più importante è quello che avviene nel gluteo della gamba di terra, perché subisce un carico maggiore, quindi assolutamente il nostro gluteo lavora di più. Ok, ancora due. E voilà, bravissimi. Ora ci mettiamo sdraiati a terra, sdraiate a terra. Aspetta che avvicino, faccio così, così ci vediamo meglio. Molto bene. Sdraiamoci e insistiamo ancora con i glutei. E poi mi sa che l'altra volta abbiamo fatto di più l'adduttore, oggi quindi lavoriamo di più l'esterno coscia. Intanto con bridge diamo un secondo grosso input ai nostri glutei e posteriori delle cosce. Bridge lo conoscete, gambe separate quanto le anche, ben appoggiati i piedi, anche le dita, braccia lunghe che premono in giù, mi sollevo facendo attenzione a non inarcare, quindi mantenete la tenuta degli addominali, del costato dentro l'addome e quindi la linea che va dal pube allo sterno attiva. Mi sollevo, uno, scendo, due, scendo, attenzione a non divergere i femori mentre salite, tre, scendo, quattro, scendo, cinque, giù, sei, giù, sette, giù, otto, giù, nove, giù, dieci, restiamo con dei piccoli molleggi e spingiamole anche un po' più su e controlliamo la fase di discesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, composti nel corpo, forza ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sciogli la schiena lentamente, molto bene. Ora faremo la retroversione del bacino, anche questo esercizio è noto, ma rispiego assolutamente i dettagli. Approfondisco l'addome, sollevo i glutei e l'osso sacro, attenzione soprattutto qui a non divergere i femori. Resto in posizione 10 secondi, in questi 10 secondi stringo dall'1 al 10 sempre di più i glutei. Ok? E poi scendo. Vai, insieme raggiungiamo la posizione, la manteniamo. 1, 2, 3, 4, braccia lunghe, mento giù, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo. Un bel respiro profondo. Posizione di nuovo e la mantengo. Addome scavato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo, un respiro profondo, posizione mantenuta, 1, 2, 3, 4, 5, sempre di più, 6, 7, 8, 9, 10, scendo, un respiro profondo, posizione, la mantengo, 1, 2, 3, 4, braccia lunghe, schiena giù, mento giù, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un respiro profondo e ancora posizione mantenuta per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mettiamo le mani appena sotto i glutei, portiamo le gambe sulla verticale e facciamo una bicicletta con le nostre gambe, abbastanza grande, schiena giù, ampio il movimento, imprimi il centro della schiena a terra e mantieni il petto aperto in alto. Molto bene, abbassiamo di nuovo i piedi, togliamo le mani da sotto al bacino, ripetiamo bridge, ok? Questa volta però teniamo i piedi poco più separati delle anche, con le ginocchia e i piedi che guardano appena appena in fuori, ok? Quindi imprimiamo una extra rotazione, attenzione a non essere così, vedete là lì i piedi rispetto alle ginocchia, no, stessa linea, semplicemente abduco di più le cosce, ok? Quindi appena appena i piedi devono guardare fuori e scendo, solleva sempre la stessa attenzione qui nell'area dell'addome e scendi, sollevo 3 e scendo, 4, scendo, 5, scendo, 6, scendo, 7, scendo, 8, scendo, 9, scendo, 10, scendo all'ultimo, resta, cura bene la posizione, bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, allineamento piedi ginocchia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimi, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10 e scendi. Bene. Ora riavvicina un po' le gambe mantenendo la schiena diritta, ok? Come abbiamo fatto per l'esercizio e la tenuta in retroversione di 10 secondi, la ripetiamo però in posizione di bridge. Quindi ci solleviamo e stringiamo bene i glutei dall'1 al 10, sempre di più. 1, 2, 3, non divergo i femori. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo. Un respiro di pausa. Bene la posizione della schiena, teniamola in imprint per dare già una sagoma forte tipo tavola alla schiena. Vai su, tieni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendi, un respiro di pausa. Di nuovo posizione corretta e stringo dall'1 al 10, sempre di più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo. Un respiro profondo, sistema la schiena e di nuovo sollevati, tieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendi, sistema la schiena, un respiro profondo, posizionati, ultimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e scendo. Camminiamo in avanti con le dita dei piedi per spostare di poco avanti le nostre cioè i nostri piedi, quindi estendere un po' di più le gambe e andiamo a mettere i piedi flex. Quindi staremo puntati sui talloni, la schiena lo facciamo aderire a terra. E solleviamo il bacino, le anche, sentiamo lavorare di più i posteriori delle cosce e scendo. Sollevo 2 e scendo, sollevo 3 e scendo, sollevo 4, scendo, sollevo 5, sollevo 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù. 10, resto, molleggini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resisto, 1, mi ossigeno bene, 2, 3, 4, 5, attenzione a non inarcare, 6, 7, 8, 9, 10 e riposo, recupero le gambe, le porto un attimo al petto e tiro le ginocchia al petto, mento giù. Ora mettiamo i piedi ancora in appoggio, non proprio uniti, ma un attimino più vicini rispetto alla larghezza delle anche. Braccia un attimo lungo i fianchi, ci solleviamo e questa volta alziamo anche i talloni, accomodiamo un attimo la posizione, mantenendo fermo il bacino, divarichiamo le ginocchia e ritorno. Quindi proprio apro senza cedere con il bacino, faccio scendere bene le ginocchia e chiudo. Ok, quindi da qui apro e chiudo. Ok, vamos, posizione. Talloni elevati, schiena, apro 1, chiudo, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, chiudo, 6, chiudo, 7, chiudo, 8, chiudo, 9, chiudo, al 10 resto. Spingo in su le anche e in giù le ginocchia. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, chiudo e scendo. Porto le ginocchia al petto e tiro un po'. Come vi dicevo, oggi lavoriamo, l'avete già sentito, un po' di più con l'esterno delle cosce. Quindi, se volete mettere le mani dietro la nuca, a supporto della testa per sollevarla un po', partiamo con le gambe unite. Facciamo scivolare in avanti la gamba destra. Posso tenere il piede anche a punta o martello, come preferite. La solleviamo di poco da terra. Abbiamo la destra e dobbiamo quindi schiacciare più giù l'anca sinistra che tende a staccarsi. Porto la gamba fuori senza modificare alcunché nel bacino e nella schiena e ritorno. Un'abduzione pura. Ok? Se è troppo pesante ogni tanto appoggiate il tallone, altrimenti la mantenete sospesa e andiamo a lavorare bene con l'esterno coscia e il medio gluteo. Apro 3, chiudo, apro 4, chiudo, apro 5. Chiudo, posso anche appena appena scivolare, sospendere appena appena la gamba rispetto al suolo. 6, chiudo, 7, chiudo, 8, chiudo, 9, fermi con il bacino, ultimo, e cambio dall'altra parte, mi giro di qua, metto un po' in diagonale così vedete meglio. Sostengo un po' la testa, la gamba destra sta flessa, la sinistra si estende, quindi ho la gamba sinistra di poco sollevata o comunque sfiora il pavimento e attenzione all'anca destra che tenderà a staccare, quindi apro e chiudo, apro, lo sento il limite, non devo girare la gamba altrimenti l'anca permette un movimento ulteriore che è però una rotazione, qui vogliamo proprio l'abduzione, cioè sentire questo allontanamento della gamba dall'asse centrale e questo fa lavorare il nostro esterno cosce medio gluteo. 3, 4, giù il centro della schiena, giù l'anca opposta, 5, 6, se vi fa comodo il piede a martello tenetelo, so che non toglie la fatica, dà solo un po' l'idea del movimento preciso. Ancora 2. Molto bene. E recupero. Ora continuiamo con il lavoro per l'esterno delle cosce, mettendoci sul fianco. Partiamo con il sinistro, così facciamo lavorare in alternanza. E partiamo con la destra. Mettiamoci con la testa giù in appoggio sul nostro braccio, bene la posizione sul fianco, spalla su spalla, anca su anca. I piedi quasi spariscono perché ho le ginocchia flesse e i piedi in linea con i glutei. E a questo punto apro e chiudo. Apro, quando dico apro è un sollevamento solo del ginocchio e non di tutto il bacino. Assolutamente qui ci mettiamo un bicchiere pieno d'acqua che lì deve rimanere. 3, chiudo, 4, chiudo, 5, chiudo, 6, chiudo, 7, chiudo, 8, chiudo, 9, chiudo, 10, resto. Lascio qui il ginocchio, quindi qui il femore, e qui stendo la gamba e la fletto. Quindi stendo, fletto. Stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto, stendo, fletto. Ancora 4, 3, 2, resta 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno, torno, riapro, mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudo, riapro, mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudo, ultimo,
Mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendi la gamba sul prolungamento del busto, tira un po' più su la gamba di sotto e andiamo a oscillare la gamba in avanti e oscillare la gamba bene indietro. Mantieni il ginocchio proprio orientato in avanti. 1 e dietro. E muovo la gamba solo e soltanto all'altezza dell'anca. 3, pari e fermo il bacino, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimo, bravissime, bravissimi, mantengo la gamba in avanti e l'appoggio e da qui provo a sollevarla il più possibile e giù, sollevo 2 e scendo, sollevo 3 e scendo, sollevo 4, scendo, sollevo 5, scendo, sollevo 6, sollevo 7, sollevo 8, sollevo 9, pesantissimo, l'ultimo, 10, bravissimi, andiamo a picchiettare con enfasi il gluteo, l'anca, l'esterno della coscia, il medio gluteo, fantastico, un po' di enfasi. Dall'altra parte mettiamoci giù e massacriamo l'altro medio gluteo e l'altro esterno coscia. Se avete, cioè se è la fatica, ok, ma se sentite troppo male, ragazzi, fermatevi ogni tanto e picchiettate, poi riprendete. Allora, posizione, spalla su spalla, anca su anca, mi raccomando, mettiamo come un bicchiere d'acqua qui, ok? Cominciamo ad aprire e chiudere, attenzione che si tende a inarcare, quindi controllo posturale nella parte del tronco e dell'addome. Apro, 2, chiudo, 3, chiudo. 4, chiudo, 5, chiudo, 6, chiudo, 7, chiudo, 8, chiudo, 9, chiudo, 10, chiudo. Apro solo una volta, lascio qui il ginocchio, stendo e tocco il piede flettendo il ginocchio. 2, 3, 4, fermi con il bacino, 5, 6, 7, 8, 9, rimani 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiudo, chiudo, apro, mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudo. Apro, mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudo. Apro, tengo 1, 2, 3, 4, 5, bene la posizione, tenuta 6, 7, 8, 9, 10, molto bene. Prepara la gamba di sotto più flessa in avanti, la gamba di sopra in linea con il busto, la facciamo oscillare in avanti, oscillare dietro, esattamente all'altezza dell'anca, quindi su un piano orizzontale con massima tenuta dell'addome. E attenzione a non lasciare andare in su il fianco, continua ad allungare la gamba in ogni direzione in cui la si trovi. Uno, inspiro avanti, fuori l'aria dietro, inspiro avanti, fuori l'aria dietro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravissimi, gamba avanti, la sollevo 1 e giù, la sollevo 2, giù,
sollevo 3, giù, sollevo 4, giù, sollevo 5, giù, sollevo 6, giù, sollevo 7, giù, sollevo 8, forza, forza, l'ultimo, dai, 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 voilà ragazzi, bravissimi, anche qui vado a picchiettare con energia l'esterno poscia, il gluteo, l'anca e il medio gluteo, che è appena sotto la iliaca qui sul lato, Bravi, ci mettiamo seduti, iniziamo il nostro stretching, partiamo dall'allungamento in alto del busto, gambe possibilmente distese o leggermente flex, ci flettiamo con il busto sulle gambe e rilassiamo un attimino. Risaliamo e mettiamo subito le gambe a Z. Io la destra davanti, la sinistra ovviamente dietro e braccio sinistro avanti. Il destro resta qui a supportare il movimento. Vado a flettermi bene, appoggiare il peso del tronco sul femore ginocchio destro. Rilasso l'anca e sento proprio distendersi il gluteo, il medio gluteo e anche l'esterno della coscia. Rimaniamo, il braccio destro, dicevo, fa un po' un sostegno, sentite che il corpo tende a virare, a scendere verso destra, quindi con il braccio rimando il peso sulla gamba. Piano, risalgo, ma non cambio posizione, o meglio, la ridefinisco. Metto il piede un po' più in alto, Quindi rispetto a qui, più su. Quindi il ginocchio destro forma un angolo retto e provo di nuovo a flettermi. Fondamentale con il braccio di destra, a terra, di destra, controbilancio, la tendenza a cadere. E quindi piano risalgo e vado completamente all'indietro con il busto, cerco di mettermi sui gomiti, agisco sull'anca opposta. Piano risalgo. E adesso cambiamo lato, quindi gamba sinistra avanti, destra dietro, una Z chiusa, chiamiamola, con il piede più vicino al bacino. La mano di sinistra a lato farà da supporto, il braccio destro allunga, primo stretching, sento proprio il peso sul femore, sul ginocchio, controbilancio con la spinta a terra della mano sinistra. Risalgo, metto, vi ricordate la seconda posizione, alzo il piede, allungo di nuovo il braccio e scendo in avanti, controbilancio bene con il braccio sinistro, la tendenza a cadere con il peso a sinistra, cerca di rilassare bene l'anca sinistra,
Molla ogni tensione e lascia che il peso agisca sulla posizione. Fai dei bei respiri. Risali lentamente, aiutati con il braccio e andiamo nella posizione opposta, scendendo sui gomiti e apriamo l'anca destra. E non sì, l'anca destra, sentite tirare bene i muscoli anche del femore, giusto? Anche qui rilasso l'anca, lasciate che la posizione agisca sui muscoli che transitano sopra l'articolazione. Con l'aiuto delle braccia, mi risollevo e ci sistemiamo come ultima cosa sulle mani poste dietro al corpo e portiamo le ginocchia un po' a destra e un po' a sinistra e sciogliamo anche la schiena. Benissimo, davvero l'ultimo, ragazzi, prendiamo la punta dei piedi e tiriamoci bene i polpacci. E voilà! Anche per oggi abbiamo allenato i nostri muscoli. Vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo con la prossima lezione.